Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Così diceva Jessica Rabbit in una frase diventata cult. E in realtà potrebbero dirlo anche due famose cattive con cui siamo cresciuti, due figure chiave dei film animati della Disney. Parliamo ovviamente di Crudelia Demon, l'antagonista della Carica dei 101, e di Maleficent, che abbiamo conosciuto sempre come Malefica, nemesi della principessa Aurora nella Bella Addormentata nel bosco. Nella nuova puntata di Film allo Specchio metteremo a confronto due operazioni molto simili, con la Disney che prende dal suo immenso pantheon animato due antagoniste d'antologia per raccontarci la loro storia e farci capire che in fondo tanto cattive non sono, o meglio, quando lo sono magari hanno buoni motivi per esserlo. E allora lanciamoci in questo paragone cinefilo parlandovi di Crudelia e di Maleficent. La frase di Jessica Rabbit che abbiamo citato in apertura racchiude una profonda verità. I cattivi, e in questo caso le cattive dei classici Disney, sono quasi sempre bidimensionali, e non solo perché erano disegnati come cartoni animati e quindi in 2D. Erano così perché la loro personalità era tratteggiata in modo semplice, lineare, e non c'era molto approfondimento. D'altronde, i loro personaggi non erano altro che l'ostacolo nel percorso dell'eroe di turno. Il nuovo corso dei film in live action, invece, vuole rendere questi personaggi tridimensionali, e non solo perché adesso li vediamo in carne e ossa. Vuole raccontare queste donne a tutto tondo. Vuole farci capire le loro ragioni, il perché di certi comportamenti, raccontare meglio i loro sentimenti e le loro motivazioni. Quello che ne esce sono due ritratti nuovi, mai scontati, di due personaggi molto noti e iconici. I loro percorsi però sono diversi. Maleficent è considerata una cattiva, ma in fondo nutre un grande amore per la sua Aurora. Crudelia invece cattiva lo diventa, a causa di chi è più cattivo di lei. La forza della Disney, nel momento in cui va a reinventare due dei personaggi cult dei suoi film animati, è l'iconicità di queste due figure. È innegabile che sia Maleficent che Crudelia siano stampate nell'immaginario collettivo e quindi immediatamente riconoscibili. Questo grazie al loro aspetto peculiare, le corna di Malefica da una parte, i capelli bianchi e neri di Cruella dall'altra. Sono questi i punti di partenza di un lavoro sulle attrici, che è finalizzato a rafforzare gli elementi caratterizzanti di queste famose figure. In tal senso, il lavoro di Angelina Jolie ed Emma Stone è in parte simile e in altre diverso. La Maleficent di Jolie è una figura riuscita anche grazie ai tratti del viso, al trucco e alla computer grafica che la rendono ancora più bella. Gli occhi verdi, le labbra rosso scarlatto, quegli zigomi sporgenti e quei denti aguzzi, che la avvicinano quasi a una creatura mostruosa, la rendono un personaggio assolutamente ammaliante sin dal suo aspetto. Il look del personaggio è sì accentuato ed esasperato, ma sostanzialmente resta quello classico. La Crudelia di Emma Stone, invece, è rivisitata e stravolta. Sì, ci sono gli iconici capelli bianchi e neri, c'è un'idea del personaggio, ma il look è completamente reinventato ed è fatto in chiave rock, quasi punk rock, in un caleidoscopio di abiti e creazioni alla moda. Non c'è computer grafica, ma tanto trucco, con gli occhi grandi di Stone ancora più esaltati da un fondotinta bianco che la fanno subito diventare una vera e propria rockstar. Crudelia e Maleficent, così lontane eppure così vicine. Pensiamo all'ambientazione. Se Maleficent rivede la storia da un nuovo punto di vista, quello della cattiva, sceglie però di rimanere nel mondo da favola, che tutti abbiamo conosciuto nel classico Disney La Bella Addormentata nel bosco. Il castello, la brughiera, il bosco, le fate e il famoso fuso. Gli ingredienti della favola ci sono tutti, e Maleficent non fa altro che riprodurli in un film live action in modo da farci capire subito in che mondo ci troviamo e sorprenderci poi con le svolte di una storia inedita. Crudelia invece mette in atto un'operazione ancora più ardita e coraggiosa. Dall'Inghilterra generica e anni 60 del film d'animazione La Carica dei 101, Crudelia viene trasportato in un mondo più preciso, reale, anche se reinventato e filtrato attraverso la fantasia. Per dare vita e carattere alla sua storia di stilista, si sceglie di far vivere una giovane Crudelia nella Londra degli anni 70, quella che dal glam rock è passata al punk rock, una rivoluzione che ha investito la musica, la cultura e anche la moda, con stilisti come Vivienne Westwood che hanno rotto le regole e sono salite alla ribalta. È un mondo completamente nuovo in cui far vivere un personaggio. Arredi, abiti e una colonna sonora rock fanno sì che personaggi e pubblico vengano letteralmente trascinati dentro il film. Insomma, da una parte abbiamo Maleficent che rispetta l'immaginario di riferimento cambiando solo il punto di vista. Dall'altra Crudelia che, sì, ci fa vivere la storia da una nuova prospettiva, ma di fatto reinventa l'immaginario stravolgendo quello del classico a cui è ispirato.
Due scelte diverse per due film che si assomigliano nella volontà di farci scoprire nuove zone di grigio laddove pensavamo ci fosse solo tanto tanto male. E voi che ne pensate di questo confronto fra Maleficent e Crudelia? E quale dei due live action avete preferito? Fateci sapere la vostra nei commenti.